io penso che sia stato come una folgorazione. Questo segno su un foglio bianco, che poi rappresentava un'immagine, tentava di rappresentare un'immagine, fu come un'esplosione di una cosa che era quotidiana, che però alla quale non avevo mai fatto caso. Alle elementari, si facevano fare il disegno. Il disegno consisteva nel passare qui tra le dita e fare una mano con la matita, no? Oppure ti portavano una foglia d'etera e noi si copiava quello. Un giorno, chissà come avvenne, nel libro della scuola elementare, forse la terza elementare, c'era un'immagine di Mussolini, perché a quel tempo ancora viveva lui. Io lo riprodussi, chissà come è venuto. Tutti i compagni cominciarono a gridare: Amodei ha fatto il ritratto del Duce a mano libera. Che a mano libera voleva dire che non l'avevo copiato, ricalcato, no? E c'aveva la maestra che si interessò di questo mio piacere che avevo nel copiare. E cominciò a insegnarmi l'acquerello, cominciò a insegnarmi insomma le cose elementari, no? Ma la cosa buffa, questo me lo posso permettere di raccontarvi, poi potete anche non registrarlo. Mio padre disse: ti faranno fare una chiesa. E mia madre disse: sì, a luglio faranno fare una chiesa. Oh, fu una profezia, perché io ho dipinto 100 metri quadrati di vetrata in una chiesa di Prato, appena uscita dall'Accademia. Poi ho dipinto, ho fatto altri 100 metri quadrati di vetrate per la Chiesa di Nettuno. Poi in Brasile 100 metri quadrati di un'altra decorazione. Allora le chiese le ho fatte, perché accadono delle cose nella cronaca, se noi ci facciamo caso, delle profezie che si inverano, no? E magari noi nella banalità quotidiana non ci pensiamo, ma ci sono dei riscontri curiosi, straordinari. Potrei scrivere dei fatti a non finire. Eravamo con un gruppo di miei studenti sulla spiaggia della Fenaglia di Porterco, Orbetello, al confine, sapete, no? C'era stata una tempesta e un enorme albero sradicato dalla maremma, chissà da dove veniva, era sulla spiaggia. E aveva una forma di torsione così. C'erano i ragazzi a sedere su capo, dico: ma là, guardate, state a sedere su un nudo. E insomma si scherzava, poi l'abbiamo caricato con un grande camion, perché era enorme, camion della Guardia di Finanza che stava lì, l'abbiamo portato su nel nostro convento dell'Argentario, ho cominciato a lavorare, poi l'ho portato a Firenze, nel mio studio di Firenze, l'ho finito lì. Avevo conosciuto Giorgio Saviane, che era avvocato a Firenze, lui era veneto, ma era avvocato a Firenze, e scrittore. E allora io dovevo fare una mostra, dice se mi presentava lui, e scrisse quell'introduzione che c'è nel libro, La donna di legno. Guarda, io ho un'accetta che si potrebbe mettere al museo, perché c'è un rapporto tra la lunghezza del manico, tra il peso dell'accetta e con i tuoi movimenti. Quando entri nel legno con un colpo di accetta, tu ottieni quella profondità che vuoi ottenere. Anche perché le mie sculture sono primitive, insomma, non sono raffinate, non c'è che ci vada a passare la carta vetrata sopra per ottenere una superficie piacevole. Io uso l'accetta, ho fatto tutte le mie sculture con l'accetta. Una volta si diceva: ma questo l'ha fatto con l'accetta, è talmente brutta. Anche quel ritratto di quella signora lì dietro è fatto con l'accetta. Il grande nudo, quel nudo lì, eccetera. Insomma, lavoro con l'accetta perché c'è una specie di protesi del braccio che si esprime. Si raggiunge con l'accetta. Sono stato a lavorare in Brasile, dovevo lavorare con quel legno, che è un legno bellissimo, buonissimo, della Madinza, della
del bosco brasiliano e non riuscivo a trovare una cetta adeguata. Veniva mio confratello con l'aereo da Roma, portami la mia cetta. E così ho lavorato con la mia cetta anche in Brasile. No, perché ci sono poi, come ho detto, una specie di protesi, no? Di allungamento del tuo braccio, ci prende dimestichezza, ne sente la necessità e non ne puoi fare a meno. Una parola, si sono ammazzati i filosofi per sapere cos'è l'arte e come si fa. L'arte rimane sempre una cosa misteriosa, la fai per tutta la vita e ancora non sai che cos'è. Se facciamo caso, attorno a noi succedono delle cose misteriosissime alle quali bisognerebbe dare più spazio, più tempo. Ma se tu pensi un albero, un pino di Roma, con una grande nuvola, queste nuvole di Roma straordinarie come il Colosseo, ti creano uno scenario al quale forse pochissimi guardano, ma quello è una provocazione che non ti lascia pace, perché è una presenza che sta accanto a te e tu non le dai spazio, non la fai, non la vivi. Mentre queste cose sono terribilmente vive, che l'arte è una cosa terribile, è come un amico che ti mette sotto i piedi e non ti lascia, non ti lascia pace. La presenza nello spazio. Con queste prime immagini così ci ho fatto la grande mostra vittoriana del 2005. E questi spazi straordinari del Vittoriano, con queste presenze di 4 metri, quella grande che è in galleria, eccetera, no? Era uno spettacolo vedere queste presenze, che non significano, perché quando uno mi domanda, dice, ma cosa significa? Non è che significa, è una presenza in uno spazio. Lo spazio condiziona la presenza condiziona lo spazio. E questa è una scoperta che non è nuova neppure, ma è, diciamo, un raggiungimento da chi ha cominciato con la figura, ha cominciato col ritratto, ha cominciato con l'immagine normale e arriva a capire che se campasse ancora 50 anni, andrei anche oltre, forse peggiorando la mia ricerca, però non ti puoi fermare. Quando gestivo io la galleria Sala 1, feci una mostra sul kitsch religioso. Bene, la gente arrivava fino a Piazza San Giovanni per entrare. Ho scritto, ho parlato, ho anche, non maledetto, ma ho provocato con il Kitsch, l'ultimo libro che è stato presentato anche a Brescia, perché la Madonna vuole apparire Kitsch. Perché adesso nelle nostre chiese abbiamo tutti questi santini, Padre Pio, la Madonna tutta bellina, mentre nella storia dell'arte la Madonna appare la grande matrona, la madre di Dio, solenne. E invece poi la gente si contenta di queste cose meschine e uno deve per forza reagire. Rimpiango di non essermi fatto santo, cioè di non vivere intensamente la mia scelta religiosa. Per quanto riguarda l'arte, beh, qualche volta sono caduto in concessioni che se l'avesse fatta per me non avrei fatto questa concessione. Magari viene il cliente, fammi una decorazione così, perché la gente la vuole così. Cerco di contentarli e quindi dopo mi devo pentire. Non mi appartiene la mia unica preoccupazione e impegno è quella di fare l'arte. Io non ho un mercato, la gente che mi conosce per combinazione mi conosce, per amicizia, diciamo, derivata da altri eventi, ma non mi sono mai rimboccato le maniche per ottenere, non vado a cena fuori, non frequento quelli che contano, come si dice. Quindi faccio le mostre, pare che sembra che vadano bene. Ma poi mi riporta tutto a casa perché le mie cose nessuno le vuole. E io sono contento, adesso facciamo la fondazione e quindi restano qui. Io ho la...
adesso non so se la volete registrare, ho una convinzione, morto io si prende la chiave e si butta la chiave al mare. Finito? Grazie.